Oggi mangio un piatto particolare, una ricetta antica. Vi faccio vedere come si fa. La cioncia, una ricetta tipica toscana che ormai è in disuso. Eccoci qui, negozio del Quinto Quarto, dico bene? Dice bene. Ecco gli ingredienti per la cioncia. La base è la testina di vitello. Io ci metto anche un po' di scamerita per dargli un pochino più di sapore anche. Poi carote, sedano, cipolla, pomodoro, vino bianco, un battutino di prezzemolo, basilico, aglio, rosmarino, salvia, un po' di peperoncino e della maggiorana. Pepe e olio. Questi sono tutti gli ingredienti per la cioncia. Facciamo la cioncia. Innanzitutto tagliare a pezzi piuttosto grossi carote, cipolla e sedano. La cioncia è una ricetta della cucina povera della Val di Nievole. È fatta dalle parti della testina e anticamente anche con il carniccio, carne che rimaneva attaccata alle pelli che poi venivano conciate. Da questo ha preso il nome di cioncia. E farli stufare in un tegame con olio extravergine di oliva. Adesso aggiungiamo una bella manciata di sale. Tagliare la testina di vitello in pezzi di circa 3-4 centimetri. La testina contiene le parti più consistenti e callose della testa del vitello, come il naso, il muso, le orecchie. C'è anche chi ci mette la coda o le zampette in questa ricetta. Tagliare a piccoli pezzi la scamerita. Una volta che il soffritto è pronto, aggiungere il trito di erbe. Le verdure sono appassite. A questo punto aggiungere le carni e lasciare insaporire ben bene. Ora brustoliamo il pane toscano, che come si sa è senza sale e con un piatto come la cioncia che è molto saporito è perfetto. Quando il tutto si è ristretto, bagnare con il vino bianco e lasciarlo evaporare a tegame scoperto. La cioncia è un piatto antichissimo, senz'altro a quei tempi ancora non c'era il pomodoro. Adesso io ce lo metto, una passata fatta da noi, perché negli stufati
ci sta bene un po' di pomodoro. Dopodiché mettere il passato di pomodoro e aggiungere un po' di acqua calda. Chi c'ha può mettere anche il brodo vegetale. Coprire e cuocere lentamente, facendo attenzione che non sia troppo asciutto, altrimenti aggiungere un po' di acqua calda. Ecco pronta la ciauccia. Assaggiamo questo piatto. Ritroviamo veramente i gusti del passato. Tenerissimo, buono davvero. Bisognerebbe riscoprire questi piatti e la bontà che è. La ciuncia è un piatto che si può mantenere in frigo 5-6 giorni. L'unica cosa, essendo una carne gelatinosa, si rapprende e si solidifica. Però basta metterla sul fuoco e ritorna normale, cioè ritorna liquida e si può mangiare tranquillamente. Sapori antichi. Bisogna riscoprirli e non è vero che non si digeriscono, anzi, fanno veramente bene.